La decima edizione dei bandi promossi da Gilead Science in Italia ha assegnato 1 milione di euro ai 58 vincitori dei due bandi rivolti a ricercatori, ricercatrici ed associazioni di pazienti. La cerimonia di premiazione è stata l'occasione per guardare ai traguardi raggiunti in questi 10 anni. Direi che il bilancio di questi 10 anni è molto incoraggiante. In 10 anni noi abbiamo ricevuto circa 1.300 progetti che sono stati valutati da commissioni indipendenti e ne abbiamo premiati nel complesso, sia sulla parte di ricerca scientifica che quella socioassistenziale, circa 500. E un centinaio dei progetti scientifici sono stati pubblicati su riviste peer-reviewed oppure presentati in abstract o in poster a congressi nazionali. La parte socioassistenziale ha avuto un impatto sicuramente molto importante se pensiamo che sono stati, diciamo, avviati, avvicinati al percorso di diciamo, assistenza sanitaria circa 2.000 pazienti. Tra i temi toccati anche quello del diritto alla salute e dell'accesso alle cure, un aspetto al quale gli stessi ricercatori dovrebbero guardare con estrema attenzione. La pandemia innanzitutto ha rilevato quanto siano profonde le diseguaglianze nell'accesso alla cura in Italia e a livello del pianeta. Quindi l'impegno della ricerca è quello di fare in modo che nessuno resti indietro e che a tutti sia garantita la possibilità di accedere ai farmaci, come quelli delle infezioni a trasmissione sessuale, dell'epatite e alle vaccinazioni per il Covid. Tra i farmaci a cui tutti indistintamente dovremmo avere accesso, in questo momento ci sono sicuramente i vaccini anti-Covid. Ci sono due livelli. Il primo livello è quello di condividere vaccini. Il nostro governo ha preso una decisione, l'Unione Europea ha preso un'decisione di condividere più di 400 milioni di dosi di vaccino. Questo è un primo livello, ma bisogna poi trasformare un vaccino in una vaccinazione.